nostro graditissimo ospite, cari amici, qui all'evento straordinario di arte, cultura, gastronomia tra l'Italia e Perù. Sono in compagnia in questa fantastica location qui a Salerno, nella meravigliosa, ecco insomma che dire cara Anna, veranda sul mare del Polo Nautico, bellissimo, straordinario, incantevole questo posto, in tua compagnia. Anna Ponci arriva naturalmente da Torino, rappresentante dell'Associazione Stranieri nel Mondo, quindi questa grande realtà multietnica che naturalmente caratterizza non soltanto il Sud Italia ma anche il Nord dell'Italia, perché tu rappresenti la realtà del Piemonte attraverso la tua straordinaria opera quotidiana, soprattutto nei confronti dei più piccoli, i bambini peruviani lì nel Piemonte, occupandoti di una sezione molto particolare legata all'arte, e quindi tu vai ad educare loro in quale arte? L'arte della danza, e questo, cari signori, è davvero affascinante, ma tutto questo sarà Anna stesso a raccontarcelo. Grazie mille, sì, noi facciamo un lavoro, ma abbiamo capito anche che non solo dobbiamo coinvolgere, abbiamo iniziato col Perù, ma adesso abbiamo bambini di tutto il mondo, stiamo coinvolgendo anche persone dell'Africa, di Oceania, della Cina, stiamo cercando giustamente dei professionali che possono fare i corsi, abbiamo fatto corsi con l'Humanitas di Salerno, anche con l'entità di Roma, con il dottore Calatola, con i corsi di diabete, e stiamo coinvolgendo diverse realtà, ma trattando di veramente fare questo Straniero nel Mondo più grande. Abbiamo iniziato certo della nostra comunità, ma adesso ci siamo allungato e siamo molto felici di essere qua, veramente, come dicevi, in una location meravigliosa di fronte al mare. È una bellissima serata, condividendo anche con le persone di Roma, di Salerno, della regione Campania e anche del Piemonte. Certo, quindi è proprio un motivo di condivisione che è lo stesso che spinge la vostra associazione ad operare su tutti i fronti quotidianamente. Ma tornando alla danza, la marinera, che è quella più gettonata, più conosciuta della costa del Perù, l'abbiamo anche detto prima durante l'intervista con gli altri amici che in qualche modo ci hanno onorato della loro presenza. Ecco che è un ballo affascinante che tu stai insegnando a questi ragazzi attraverso varie tecniche, perché non dimentichiamo la contaminazione africana, non dimentichiamo il simbolo, l'abbiamo detto anche prima, del corteggiamento. E allora Anna, questi bimbi come reagiscono a questo tipo di tecnica? E soprattutto qui in Italia cominciano a essere presenti delle scuole che già gareggiano a livello internazionale con questa arte, con questa danza. Giustamente Gianmarco, il nostro ballerino, ha vinto a Ginevra il secondo posto a livello internazionale. È stata per noi una anche sorpresa, perché siamo andati a gareggiare, ma soprattutto imparare, no? Vedere altri bambini, altre tecniche, a confrontarsi di danza. Ma è stato bravissimo, come lo avete visto. Sì. È veramente una soddisfazione enorme, perché i bambini così anche si spingono a dare di più, e non solo facciamo adesso, anche loro cantano, ecco, infatti. Facciamo teatro, facciamo un po' di musica, abbiamo fatto il coro per Natale. Fantastico. E adesso stiamo anche, noi siamo invitati non solo siamo stati a Genova, a Milano, a diverse, saremo anche al Festival Latinoamericano di Milano. E quindi ci siamo fatti un po' conoscere in giro. Sta diventando proprio nazionale il confronto con tutte le altre regioni d'Italia. Perché soprattutto i bambini, sono i bambini che attirano di più, perché loro danno il meglio di sé. Sono queste piccole persone che danno. Sono il motore. Trasmettono col cuore. Associazione, sì. Esattamente. Va bene, Anna. So che durante la serata tu ci delizierai con un brano. Sì. Tu canti oltre ad insegnare danza a questi bimbi. Vogliamo allora dirlo agli amici che cosa ci farai ascoltare? Sì, canterò una canzone in lingua quechua, è una lingua delle Ande, dell'Incas, che è parlata per 10 milioni di persone a lungo delle Ande, dal Cile al nord Argentina, Perù, Bolivia, Ecuador, Colombia, al sud di Colombia. È una lingua
millenaria e che stiamo riprendendo, e c'è una accademia del Quechua a Torino e so che anche a Genova e a Milano. Affascinante. Quindi, anche a Roma, anche sì. Ed allora, noi salutiamo gli amici che ci stanno seguendo dal web con il titolo del brano che ci farai ascoltare. È Sacsayhuamampi. Lei è Anna Ponce.